un ammasso di lamiere accartocciate e annerite dal fumo. È lo scenario che si è presentato all'alba ai carabinieri di Venaria dopo una notte d'inferno dettata dalle fiamme partite da uno degli autobus parcheggiati nel piazzale della stazione ferroviaria di Cirié, sviluppando un vasto incendio che ha coinvolto altri 6 mezzi della GTT, l'azienda del trasporto pubblico locale. Incendio domato dall'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco arrivate da Torino e paesi limitrofi. Ad appiccare il rogo, partito da una ruota imbevuta di diavolina, liquido altamente infiammabile, è stato un 50enne senza fissa dimora, molto conosciuto in zona perché spesso trascorre le notti al pronto soccorso di Cirié e che durante l'interrogatorio in caserma ha confessato di averlo fatto per vendetta. Non mi facevano salire a bordo delle navette senza il biglietto, ha riferito l'uomo agli inquirenti, che nel frattempo lo avevano già identificato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Malgrado tutto, possiamo dire, è andata bene. All'interno di quei mezzi avrebbe potuto esserci qualcuno come lui alla ricerca di un riparo per la notte, magari perché non ha trovato posto al pronto soccorso di Cirié.